Usare il gold per fare trading e usarlo anche perché si può fare trading utilizzando Bitcoin. È possibile dove, come, quando e soprattutto che tipologia di trading si potrebbe anche impostare sul gold. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un video un po' più di formazione su quella che è la possibilità di fare trading intraday, ma anche un leggero swing trading, che è un trading multiday però di pochi giorni, quindi 1 o 2 giorni, usando il gold. Ragazzi, il gold è forse lo strumento finanziario più antico che esiste, perché in realtà si investiva sul gold già da tantissimo tempo, è stato utilizzato per le monete. Insomma, ragazzi, è il nostro bene rifugio del mondo, della terra, da millenni, e questo rende questa commodity un po' una commodity super partes, quindi totalmente diversa da quelle che sono le altre commodities che vengono spesso utilizzate, per esempio, per produrre, come ad esempio abbiamo il crude oil oppure il natural gas. La rende l'oro è una commodity moneta un po' diversa, perché conserva un valore e allo stesso tempo può essere anche utilizzata come bene di scambio di valore. Spostando ad esempio dei lingotti, si potrebbero eseguire dei pagamenti utilizzando l'oro, però è ovviamente estremamente scomodo e quant'altro. Mangiamo, non lo usiamo più per fare i cavi, e anche se in alcune strutture, per esempio di natura audio, per esempio, viene utilizzato perché è un grande conduttore, insomma, è ottimo e quant'altro, però perché l'oro è così famoso negli investimenti? Certamente non lo è, ragazzi, per un discorso di utilizzo nel nostro mondo contemporaneo, perché ci sono delle commodity estremamente più utili. L'oro è un investimento importantissimo per una sua peculiarità, ragazzi. Conserva il valore, è un bene rifugio ed è completamente, quasi completamente, non correlato agli altri strumenti finanziari. In pratica, ragazzi, è uno strumento super partes, un po' come Bitcoin lo è stato, però potremmo dire questo fino a qualche mese fa, perché negli ultimi mesi si è avvicinato a un tasso di correlazione un po' più importante con l'S&P 500, con i mercati americani. Però il gold di suo non ha correlazione con l'S&P 500, almeno non c'è la storica, non ce l'ha neanche con Bitcoin, e quindi, essendo uno strumento totalmente diverso dagli altri, può essere utilizzato nel trading e nel portafoglio per fare strategie diverse e per poterne trarre profitto anche a copertura, per esempio, hedging di strategie che possiamo creare su Bitcoin, sulle cripto o sugli strumenti normali. Allora, oggi andiamo a vedere che cosa è questa correlazione del gold con gli altri indici, l'S&P 500 lo vedremo anche con Bitcoin, e poi vi farò vedere come possiamo andare a fare trading utilizzando il gold in valuta Bitcoin e delle peculiarità che è possibile utilizzare, e delle operazioni le faremo anche manualmente. Vi faccio vedere sulla piattaforma che andremo a utilizzare oggi, che è come sempre Prime XBT, la piattaforma che sto utilizzando per fare trading di valuta Bitcoin, quindi utilizzando proprio i Bitcoin per fare trading, e vi faccio vedere un po' dove si trova il gold spot su Prime XBT e come possiamo utilizzarlo per tradare, anche perché costa pochissimo su quella piattaforma ed è facile andare subito in profitto perché i costi di transazione sono veramente molto bassi, ragazzi, anche gli spread. E questo è collegato al fatto che il gold non è uno strumento, ragazzi, che ha una volatilità eccessiva rispetto a Bitcoin, potrebbe darci buone possibilità di fare delle strategie un po' particolari. Allora, intanto vi faccio vedere dietro di me la correlazione del gold con S&P 500, per farvi capire che non ha nessuna correlazione. Vedete, la correlazione gira sempre quasi sempre intorno allo zero, ragazzi. Questo livello di zero va da meno 25 arrivata fino a più 20. In sostanza ci sta dicendo che non è correlato, ragazzi, quindi oscilla intorno allo zero, non ha nessun collegamento, non è né decorrelato e né correlato, quindi non esiste un collegamento fra il GLD, che sarebbe il gold, e l'S&P 500. Ma se io volessi usarlo, per esempio, e vedere anche con Bitcoin, potremmo anche
anche fare questo test, ragazzi, e vediamo che addirittura con Bitcoin è ancora meno correlato che con gli altri, almeno dal 2014, quindi non ha correlazione con Bitcoin. Vedete, negli ultimi periodi praticamente quasi nulla, ragazzi. Quindi questo spiega anche la possibilità di utilizzare uno strumento che è completamente scollegato a Bitcoin e a S&P 500 per andare a fare le strategie di trading da collegare, quindi da fare insieme in maniera differente. Guardate invece, ecco, questa ve la do come chicca, guardate negli ultimi 3 mesi, anzi guardiamo l'ultimo anno, come si è correlato leggermente, ancora siamo a tassi comunque di correlazione bassi, 0,25 è un tasso basso, ragazzi, di correlazione. Però, ragazzi, Bitcoin si è correlato all'S&P 500 nell'ultimo semestre, quindi da gennaio, è iniziato, diciamo, più o meno da qui, gennaio-febbraio, e sta ancora andando a correlarsi, quindi non è finita questa cosa, bisognerà vedere poi se continuerà. Bene, ma se io appunto volessi usare il gold e fare strategie di trading intraday sul gold e usare i miei Bitcoin per fare questa cosa, io lì lo faccio utilizzando Prime XBT. Allora, ragazzi, qui siamo sulla mia piattaforma di Prime XBT, ho una serie di operazioni aperte da test, sto facendo una serie di test come sempre su questa piattaforma, dove troviamo intanto il gold. Ragazzi, allora, per trovare il gold voi dovete aprire la vostra chat, questa relativa la vostra chart relativa agli all markets, e poi stranamente l'hanno messo non nelle commodity, ma l'hanno messo nel forex, ragazzi. Lo so perché l'hanno messo lì. Comunque, allora, vedete, se voi scendete, voi andate su qui forex e andate giù, abbiamo XAG, che sarebbe l'argento, e poi abbiamo AUX. Vedete, XAU, io lo chiamo AUX perché lo chiamo invertito in italiano, e poi abbiamo USD, ok? Ragazzi, questo ci cliccate su ed è il grafico del gold. Ve lo faccio vedere anche in versione 1V, quindi settimanale, per farvi capire anche come la fluttuazione del gold da un punto di vista degli ultimi periodi. Quindi questo è gli ultimi 2 anni circa, perché siamo ad agosto del 2018 qui, vedete come il gold in sostanza ha un trend bello rialzista nei confronti degli altri mercati. È stato sicuramente bello resistente, con un po' meno volatilità, anche se vedete che il lato comunque del Covid l'ha subito. In ogni caso, vedete, boom boom, anche se non sono state effettivamente le stesse settimane, però è sui massimi storici. Questo è dovuto anche al discorso legato alla Federal Reserve, che sta immettendo una massa di liquidità, e questo può portare anche un apprezzamento sul gold, perché il gold, ragazzi, è molto spesso legato all'inflazione. Essendo un bene rifugio, conserva anche il valore rispetto all'inflazione. Quindi molto spesso, quando avviene una super immissione di liquidità, il gold prende molto valore. Allora, ragazzi, lo trovate qui, quindi su Forex, su XAU. Io lo uso contro USD, ma come sapete Prime XBT, ragazzi, utilizza Bitcoin per fare questa operazione. Allora, io ho fatto un test mettendo su un'operazione, vedete, pochi minuti fa. Ho fatto uno short selling, lo faremo, magari facciamo ancora insieme. Vi faccio vedere anche come va interpretata la leva e anche le fee, e del perché secondo me è molto utile utilizzarlo in questo caso, perché le fee sono decisamente basse. Allora, vediamole subito le fee, ragazzi. Allora, vediamo dove sono. Non sono qui, eccole qui. Allora, ragazzi, le fee relative al gold di Prime XBT. Intanto lo troviamo su Forex, come vi avevo detto. Allora, eccolo qui: spot silver, abbiamo spot gold, e dopodiché andiamo a guardare una cosa. Intanto ci interessano le trading fee e poi il financing day long, che è il funding, ragazzi. Allora, eccolo qui, vedete. Allora, le fee sono bassissime, 0,001%, ragazzi. Considerate che le fee di Bitcoin sono 0,05%, quindi decisamente più elevate. E il funding rate è bassissimo, ragazzi, perché 0,004 al giorno. Quindi si può usare la leva tranquillamente, in questo caso senza
senza dover pagare tanto. Ovviamente, come sempre, quando usate la leva, ragazzi, sapete che su PrimeXBT io ho detto che la usiamo per il semplice fatto che così non ci mettiamo sopra tanti Bitcoin, quindi li teniamo comunque sui nostri wallet privati. E qui, visto che queste piattaforme hanno sempre e da considerare un rischio intrinseco, perché sono comunque piattaforme cripto, ragazzi, quindi mettere su 10 Bitcoin una piattaforma cripto che non ci servono è preferibile evitare, quindi mettiamone uno e usiamo leva 10. Ecco, questo è il concetto, perché comunque il livello di sicurezza di piattaforme non regolamentate non è una banca, ragazzi, come in italiano, quindi è sempre da stare attenti su queste cose, ragazzi, lo sapete, lo dico praticamente in continuazione. Allora, come funziona l'investimento sul gold, ragazzi? Allora, intanto proviamo a scegliere una time frame più leggero. Andate qui e andiamo ad aprire il nostro new order, ragazzi. Allora, AUX USD. Tra l'altro, ho fatto un webinar su Prime per spiegarvi quali sono i tipi di ordini che si possono inserire, ragazzi. Questo webinar, questa live la trovate sul mio canale YouTube, quindi cercatela, che parlo degli ordini avanzati. Allora, come consideriamo questo livello? Ragazzi, questi sono 1800 e 8 dollari, per cui se noi vogliamo investire 1000 dollari sul gold usiamo semplicemente 1, quindi mettiamo 1 qui. Però, ragazzi, il gold non si muove mica come Bitcoin, quindi questa cosa la dovete considerare, perché da quando io ho fatto questa operazione in una decina di minuti sta semplicemente oscillando su se stesso da buoni 20 minuti, anche di più, senza fare non più di 10-20 centesimi di differenza. In pratica, ragazzi, se vogliamo fare trading intraday utilizzando il gold, non possiamo andare a investire 1000 dollari, perché lo dobbiamo considerare appunto come se fosse euro-dollaro e quant'altro, perché la volatilità è molto bassa del gold, solo in alcuni momenti fa degli ampi movimenti, insomma. Quindi, ragazzi, già 10 gold, insomma, sono un minimo. Io vi ho fatto un test prima con questi 10 per farvi vedere, come ad esempio, vedete qui il fill price è uno short selling, questo qui è di 1800 o circa 8 dollari, e questa differenza di circa un dollaro, vedete, è una perdita di 0,0007 Bitcoin, cioè esattamente quasi 10 dollari, non ci arriviamo, ragazzi, cioè il dollaro che sto perdendo in questo momento per il numero dei contratti che ho venduto. Vedete, se io adesso mettessi qui 100, ragazzi, me lo fa fare perché io comunque il margine ce l'ho, non 10.000 però, ok, 100, ragazzi, cosa significa? Significa che io andrei a fare un acquisto o un sell, quindi un buy o uno short sul dollaro, sul gold dollaro, di 100 pezzi, quindi pari a... Lo dico? Allora lo dico, ragazzi, pari a 180.000 dollari, va bene? Ok, 180.000 dollari, beh, i movimenti ci sono, ragazzi, in questo caso, perché quando noi vediamo le virgole muoversi, vediamo muoversi 10 dollari, quindi in questo caso, vedete, 0,507 sarebbero 10 dollari in più, 10 dollari in meno, quindi in questo caso avremmo l'ultima, la prima cifra prima delle virgole, che è 100 dollari, quindi sarebbe una bella cifra. Allora, questo ci dà anche un'idea di come va utilizzato il trading su Prime XBT e come va utilizzato su Ul Gold, ragazzi. Non possiamo andare a fare un tipo di trading leggero in termini di valorizzazione, perché altrimenti non stiamo dentro, ragazzi, e non guadagniamo nulla in pratica. Quindi bisogna fare trading di natura intraday su questo strumento, oppure multiday massimo 1-2 giorni, utilizzando un capitale da leva, perché non c'è altro modo. Per esempio, ragazzi, allora, ipotizzando che io volessi insistere con la mia posizione, qui ho usato 10, vado ad aggiungere altri 10 contratti, quindi vendendo ulteriormente a questo livello di prezzo in questo modo. Quindi ho messo 10 contratti, ragazzi, quindi in totale avrei, quindi in questo caso, investito a ribasso sull'oro 20 contratti, che corrispondono a circa 36.000 dollari.
di capitale. È vero che la cifra sembra alta, ma come vi spiegavo, essendo che le fluttuazioni e la volatilità di questo strumento non è molto alto, non vi deve spaventare un po' la cifra in sé, anche perché poi andremo a utilizzare magari degli stop e dei take, e questo sarà importante. Quindi facciamolo insieme. Tanto io sperimento su questo conto, ormai l'avete capito, quindi 10 contratti, vado a fare un send, boom, ok, e ho venduto altri 10. Anche la possibilità di avere commissioni, trading fee basse, ragazzi, vi consente poi di poter gestire anche gli ingressi in timing differenti, e questo per chi fa trading, per esempio, non è male, quindi può essere utilizzato, è una cosa favorevole. Allora, andiamo a vedere la nostra posizione dei nostri vari esperimenti. Vediamo, ragazzi, che in questo momento ne abbiamo due. Allora, quella di prima è andata, che sono in loss, e questa qui che è, diciamo, appena stata aperta, quindi da pochissimo. Se clicco qui, ragazzi, mi fa la net, mi aggrega la posizione e me la fa vedere intera. Vedete, 20 posizioni con il prezzo medio, quindi 1, 8 e 20. A questo punto potrei anche decidere di mettere dei miei stop loss, e potrei farlo in maniera anche diversa per le singole parti che io ho comprato e venduto. Quindi qui posso mettere, vedete, lo stop e il take. Quindi, ragazzi, allora oggi, solo giusto per fare questo briefing e farvi vedere come si può utilizzare una piattaforma come Prime XBT per fare operazioni di trading intraday sull'oro e farlo in maniera estremamente veloce, si possono accorpare una serie di strategie con l'oro, ragazzi. Perché? Perché l'oro è decorrelato agli altri mercati. Quindi, magari, se io sono long in un determinato momento su un'operazione, posso sviluppare una strategia alternativa su oro che magari andrebbe a compensare nel momento in cui quella strategia perde. Sono sicuramente delle cose estremamente complesse, ma magari le tratteremo nei prossimi video, ragazzi. Oggi era più una idea generale per farvi vedere la possibilità di fare questi investimenti, questi utilizzi anche utilizzando Bitcoin. Come vedete, magari se il gold in questo momento vi va giù, ragazzi, perché io sono short in questo momento, quindi se inizia a scendere piano piano, può coprirmi, per esempio, anche altre posizioni che ho aperto in questo momento, che sono un long su Nasdaq e uno short su Dow Jones. Che figata, insomma, tutto in Bitcoin, ragazzi. Come vedete, qui mi dà il profitto non realizzato, qui invece le perdite, che sono in sostanza le commissioni che ho pagato per tenere queste operazioni. Va bene, allora, per oggi è tutto. Vi ho fatto vedere come si usa il gold anche su Prime XBT, e nei prossimi video vedrò anche di indicarvi qualche grafico, qualche indicatore particolare per fare magari operazioni di trading intraday. Bene, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!